Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono particolarmente contento perché è arrivato un pacco che aspettavo da qualche giorno e voglio aprirlo insieme a voi perché è un oggettino di quelli che non si vedono tanto in giro e perché in più è stato difficile trovarlo. Io è un modello, è una cosa che è uscita già da qualche tempo, non è una cosa nuova. Ma io ero molto curioso di provarla e sinceramente i prezzi del nuovo per questo oggetto sono veramente esorbitanti, quindi ho pensato bene di trovarne una usata e adesso vi faccio vedere che cos'è, sperando di non distruggere l'involucro che ci serve. Ecco qua, vediamo un po' se riesco a distruggere tutto. Allora, intanto è un oggettino molto piccolo, molto resistente, almeno così dicono, con delle caratteristiche, delle specifiche tecniche di primo ordine, ma che soprattutto mi ricorderà una cosa che ho avuto in passato e che, devo dire la verità, a posteriori mi sono un po' pentito di aver venduto. Sì, è quello che aspettavo. Mazza, l'ha imballata proprio bene. Nonostante questo periodo Covid, meno male che le spedizioni funzionano ancora, quindi è arrivato qualcosina che ci possa un po' far pensare anche ad altro, no? Viste le brutture che quotidianamente ci tocca vedere. Sì, è proprio lei. Allora, ragazzi. Ed ecco a voi, con la scatola un po' rovinata e in parte l'ho rovinata io. Eccola qua. Sony RX0. La Action Cam di Sony, prima versione, è uscita la 2, ma a dei prezzi sinceramente inaccessibili per quelle che sono poi le mie esigenze. L'ho trovato a un prezzaccio veramente buono e adesso la sballiamo e vediamo com'è. Vi spiego anche perché l'ho comprata, un po' per curiosità, un po' per scimmia come al solito, ma soprattutto perché mi risolve un vero problema, cioè l'HDMI out. Ed eccoci qua con il nostro nuovo gadgettino. Sony RX0, Action Cam di Sony, solita quintalata di istruzioni che tanto non leggo mai, anche perché tra l'altro i menu della Sony sono allucinanti. Perché ho preso questa macchina? Perché ho avuto la Sony RX100 Mark V, che è la camera con la quale ho aperto il canale e che mi dava sempre tante soddisfazioni. L'ho venduta per passare alla 6300 e un po' me ne sono pentito perché me la sarei dovuta tenere, visto la qualità e visto le ottiche che aveva. E allora ho cercato qualcosa che mi ricordasse quel tipo di macchina. Perché? Perché per fare le riprese dall'alto la reflex pesa una tonnellata, quindi fare le riprese dall'alto come quella che sto facendo adesso in maniera comoda, evitando che la camera mi finisca sempre in faccia, ho dovuto cercare qualcosa che fosse più, sicuramente più maneggevole, più leggero. Ed eccola qua. Allora ragazzi, è un gioiellino, bene, è anche tenuta, devo dire, molto bene, non ha un graffio, bene, sono molto soddisfatto. Eccola qua. Allora, che cos'è? È una action cam completamente impermeabile, senza case, ottiche Zeiss, una luminosità un obiettivo F4 fisso, autofocus, possibilità di fare delle riprese con il solito gancio qua sotto per poterla assicurare a un supporto, ma soprattutto HDMI out, fondamentale per le riprese in diretta, porta di ricarica USB-C e presa audio, quindi vuol dire che si potrà collegare anche un microfono esterno. Questa è una figata assoluta perché mi permette di tenerla dritta in questa posizione, fare le mie riprese, tra l'altro arriva al 4K questa macchinetta, con già un buon audio in ingresso e l'uscita in HDMI, e questo mi permetterà di registrare direttamente per esempio sul Mac. Ragazzi, che bella che è, piccolissima, vediamo se riesco già a scassare il carrellino che già riesco a scassarlo. Ecco qua, si mette così, bene, molto bella in lega, bella gnocca. Poi abbiamo in dotazione cordino, fondamentale, e poi abbiamo il suo caricabatterie, che è un caricabatterie assolutamente normale, 5 volt, 5 watt, chiedo scusa,
e il succordino un po' misero. Qua cosa abbiamo? Anche questa qua, credo che sia una fibbiettina, una gabbiettina per non lo so, si metterà, non ho più pallida idea. Dopo guardiamo il famoso manuale e vediamo che ci dice. Altro no, basta, non c'è nient'altro. Comunque devo dire che l'oggetto è strepitoso, molto bello. Vetro qua davanti, pesicchia, per essere un cubottino pesicchia abbastanza. Non vedo l'ora di fare delle prove fotografiche e delle prove di video soprattutto, e vedere un pochino come si comporta. Qua c'è un altro sportellino, vediamo un pochino, e qui la batteria ovviamente. Ok, batteria mai vista, e quindi non ne ho di ricambio, toccherà prendere sicuramente una seconda. Ragazzi, sembra proprio una bella bestiolina, una tough camera, come si dice in questi casi. È chiusa, sì. Bene, dai che la provo, ho voglia di vedere come va, come gira. Allora ragazzi, ho dovuto collegarla a un ingresso USB perché la batteria era completamente scarica, però possiamo già vedere due cosine. Primo, il monitor è super piccolo, non lo leggo, ma perché sono vecchio io. L'autofocus è abbastanza veloce, e a dimostrazione del fatto che il software deriva esattamente dalla nostra amatissima RX100, c'è che il menu è esattamente quello della RX100, insomma ci sono quasi ben poche differenze. La macchina gira in 1080, ma ha una chicca, che è quello, è il motivo per il quale l'ho presa fondamentalmente, cioè questo, che ha il 4K output HDMI. Cioè, in altre parole, usandola come una webcam o come una telecamera di ripresa direttamente collegata all'HDMI, il segnale esce fuori in 4K, e questo per me è una figata, perché mi ritrovo una telecamerina 4K molto piccola, molto leggera, che io posso accendere, che posso appendere o attaccare al mio tripode per fare le riprese dall'alto, con un'uscita in 4K, quindi con una qualità assolutamente eccellente. Intanto mio figlio qua ha fatto partire la musica a manetta, perché è un piccolo metallaro. Ragazzi, ho provato a fare già due foto e effettivamente è molto bella. Dopo, appena la batteria è carica, farò due sample giusto per vedere un pochino come va. Però devo dire che l'oggetto in sé è molto molto bello. Bisogna vedere quanto dura sta batteria, perché insomma la batteria è un po' piccolina, quindi devo capire esattamente la durata e quanto tempo ci rimetterà a ricaricarsi. Però devo dire che per adesso l'oggetto è spettacolare, ma in sé è molto molto bello. E poi è Zeiss, e quindi questo indica qualità assoluta. Il menu, purtroppo, stavo guardando che il menu è il solito menu delle fotocamere Sony, cioè un vero casino assoluto. Per avere una funzione devi smanettare 300.000 volte. C'è tutto, nel senso che ti permette addirittura di impostare i profili colore, quindi di fare delle riprese cinematografiche, o meglio predisporre le riprese alla cinematografia. Detto questo, sinceramente, per trovare una funzione vi smadonnare. È anche carino il fatto però che abbiano pensato di fare i bottoni custom, quindi in automatico posso settare questi bottoni a seconda della comodità, un po' come voglio. E questa è assolutamente una figata. Per esempio, se io schiaccio qua, ho già le funzioni principali sotto mano. Vi faccio vedere che se dovessi mettere funzione manuale, ecco, giusto per darvi un'idea, la fotocamera, qua nel tasto funzione ho la possibilità di regolare al volo tutte quante i parametri della macchina. Peccato che per farlo devo diventare praticamente cieco, perché sono così piccoli che non si riesce a vedere assolutamente nulla. Però vabbè, va bene così. La miniaturizzazione giapponese è famosa anche per quello, insomma. Devo dire anche che l'oggetto presenta una bella, sembra essere bello solido. La macchina è certificata per cadute fino a 2 metri e a 10 metri di immersione senza cage, cioè senza cage esterno. Ora non la proverò, credo, sott'acqua, perché lo scopo per il quale l'ho comprata non è quello, non è l'action cam, anche perché io non sono un action man, tra l'altro, quindi c'è poco da fare action. Però la cosa che potrebbe risultare interessante è vedere se
diciamo in determinate condizioni non estreme, perché ripeto, io non sono uno che fa sport estremi, faccio proprio sport, ma in condizioni di difficoltà, tipo la do in mano a mio figlio, vediamo come si comporta, insomma. Prova, ecco il nostro telefono, vediamo se si riesce a far vedere bene qualcosa, perché l'autofocus mi sembra proprio scarsino, qui invece mi sembra un po' meglio, ed ecco il nostro telefono in tutto il suo splendore. Ecco qua. Prova, rock and roll. Eccoci. Ma che stai facendo? A me mi sembra strano questo qua. Bene, questo gioiellino della Sony è veramente bello, è un oggetto tostissimo, è molto piccolo, vi assicuro saranno 3 cm per 2 per 2,5, quindi veramente molto molto piccolo, sembra essere fatto bene, una buona costruzione, l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è la batteria, voglio capire quanto a piena carica riuscirà a rendere, specie sulle registrazioni, perché è anche vero che è difficile portarsi in giro una macchina come questa quando hai già l'Osmo Pocket, però è anche vero che per determinate gitarelle, tipo sapendo che magari pioverà o che ti troverai in condizioni di un pochino più estreme, avere un'arma in più è sempre una bella cosa, fermo restando che le ottiche sono Zeiss. C'è da capire l'audio anche com'è, anche se i due microfonini che sono qua sotto sembrano promettere bene. Farò dei test all'aperto nei prossimi giorni e vediamo un pochino com'è scarta, e faremo magari un piccolo confrontino con quello che ho in casa, con la sua sorella maggiore, la 6003, e farò anche un piccolo confronto con l'iPhone e con eventualmente il Pixel o qualcosa che potrebbe sostituirlo a breve. Se il video ti è piaciuto, grazie per averlo guardato, lasciami un like se ti va, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per avere notifiche sui nuovi contenuti e sulle nuove cazzate che sui nuovi oggetti che compro in continuazione, perché sono malato. Che devi fare? È una bella malattia. Ciao!